ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il primo dell'anno e mi trovo alla Mini Italia, anzi precisamente a Leolandia, dove all'interno di questo parco c'è pure una Mini Italia per testare il DJI Osmo Pocket. Sì, perché in situazioni come queste, che secondo me la maggior parte delle persone poi lo andrà ad utilizzare, cioè nelle gite familiari, quindi ho deciso di testarlo prima in situazioni semplici come questa e poi lo vedremo in modalità magari un po' più aggressive, mettiamola così, e soprattutto ho in mente una cosa dove andare a provarlo, o meglio dove provarlo, che veramente potrebbe diventare interessante, ma ve ne parlerò più avanti. Oggi testiamolo in questa situazione di gita familiare e vediamo come si comporta, perché secondo me tanta roba in queste situazioni di comodità, semplicità, praticità. Quindi ragazzi, adesso facciamo il tour e godiamoci questo Leolandia Mini Italia e poi alla fine tiriamo le conclusioni. Vai! I'm here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay here to drift away. I fill my space, I spend my time down the rabbit hole again. I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. Sara! I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. I burn bar just like below, and I don't know where I should go. I'm light as air, no one can reach me. Lost in a dream, lost in between. Let's keep on flying, let's keep on breathing. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. Stiamo andando alla casa di Peppa. I'm here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe. I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay here to drift away. I feel my space. Ok ragazzi, questo è il po'. Down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know. Go with the flow.
I'm falling down from the sky and from the ground. Up above, just like below, and I don't know where I should go. Ragazzi, che figata! Ci sono tutte queste stufe a legna sparse per il parco che scaldano tutto intorno. Infatti, vedete, c'è un tavolo che gira intorno in cui si può stare appoggiati, e veramente queste stufe cacciano un caldo allucinante. Guardate, e sono a legna. Veramente un'idea fighissima, ragazzi. Le mie prime conclusioni sono veramente ottime. Una buona impressione, la batteria sembra che veramente duri tanto, non dia nessun problema di carenza di batteria, almeno la prima impressione è quella. Un'altra cosa che, vabbè, l'ho trovata comodissima ovviamente, è il gimbal, nel senso che passare dalla modalità selfie alla modalità ripresa, in un attimo il gimbal gira, ce lo troviamo di fronte, quindi in un secondo possiamo filmare o riprenderci, quindi riprendere, diciamo, quello che c'è intorno a noi o riprendere noi stessi. Questo è veramente comodissimo. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto, ragazzi, è il display, che è piccolo, sì, però diciamo fa il suo dovere e comunque ci permette di usare tutto il menu, che il display è touch, e ci permette di usare tutto il menu in maniera veramente veramente semplice. Cioè, sebbene il menu è abbastanza complesso, nel senso a livello di funzioni ne ha tante, è stato studiato talmente bene che si può girare all'interno del menu e trovare tutto quello che ci serve veramente in un attimo, senza avere tanta esperienza all'interno del menu. In un attimo si trova tutto quello che si vuole. Un'altra cosa che mi piace ovviamente sono le dimensioni veramente ridotte. Una cosa che non mi fa impazzire, però vabbè, quella non ci si può fare niente, se si vuole un gimbal meccanico, che quando si accende ovviamente deve fare tutto il processo di allineamento, quindi un po' come succede per i droni, quando si vanno a accendere il gimbal fa tutto il processo di allineamento. E poi, ragazzi, calcoliamo che è un prodotto nuovo, quindi conoscendo la marca, che vabbè, di tutto rispetto, e quindi ci aspettiamo dei grandi sviluppi da parte del firmware e software, quindi veramente un prodotto che già parte, secondo me, bene, molto bene, e può solo migliorare. Ragazzi, poi lo proveremo in situazioni più strane, ho già in mente come, non vi anticipo niente, comunque seguitemi e lo scoprirete molto molto presto. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate come al solito un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!